monogamia. Sì, esiste anche in fatto di amore per l'auto, e a volte pure lì è un problema. Perché potete essere indissolubilmente uniti a un marchio, a uno schema meccanico, a una carrozzeria specifica, ma ci sono automobili che un tradimento a volte lo impongono, dato che da sempre il loro nome ispira un peccaminoso divertimento, quello che mi aspetto dalla nuova Renault Megane RS. Di sigle che fanno svegliare in piena notte, magari di soprassalto e un po' caldati tutti gli appassionati di guida, beh, la Megane RS nella sua storia ne ha collezionate un bel po', una più inebriante dell'altra. RS, ovvero Renault Sport, arriva sulla Megane 2 per la prima volta nel 2003, poi diventa Trophy nel 2005, R26 F1 Team e infine R26R, ed è così che strappa il record al ring nella sua categoria nel 2008 con un tempo di 8 minuti e 17 secondi. Con la Megane 3 tutto migliora in quanto a prestazioni, tanto che dopo Cup e Trophy con i 275 cavalli della Trophy R il cronometro si ferma a 7 minuti e 54 secondi. Mi capite ora se pronunciare RS sottende vere e concrete ambizioni, altro che videogames. Non mi sono dimenticato della versione più civile, diciamo così, almeno il riferimento alla nuova gamma di Megane RS. Perché se è vero che i più smanettoni vedono solo Cup, è anche vero che una Megane 5 porte con un cambio automatico doppia frizione optional potrebbe attrarre un pubblico egualmente amante della guida briosa ma meno estremo. È successo anche alla Clio RS di cambiare trasmissione, ma a differenza della sorella minore, qui c'è l'automatico che è optional sulla Sport, in alternativa al manuale sempre a 6 rapporti. Peccato solo per l'ergonomia delle palette non proprio ottimale, perché a livello di funzionamento il doppia frizione è validissimo. E se la modalità di utilizzo, automatico o manuale, la decidete voi, da fuori il look da palestrata lo impone la Megane, magari nell'azzeccatissimo nuovo colore Tonic Orange. I parafanghi sono più larghi di 60 mm all'anteriore e di 45 dietro, e l'auto è più bassa di 5 mm, sempre in riferimento alla Megane fino ad ora più estrema, la GT. Bellissimo poi l'estrattore posteriore, lo scarico centrale e davanti la parte bassa del paraurti è ispirata al disegno della Formula 1, mentre per i cerchi si parte da 18 pollici, coi 19 della mia prova con pneumatici 2,45-35 che sono a pagamento. Segmento di auto, ma oggi parliamo di Megane RS. Allora, la Megane RS è sempre stata iper vorace quando si tratta di curve, ovvero quando la strada smette di essere dritta. Ecco perché, come è avvenuto e come sta avvenendo ultimamente negli ultimi anni, appunto con sportive molto più blasonate, sono arrivate anche qui le quattro ruote sterzanti, che su una posteriore e un integrale d'accordo, ma su un'anteriore che deve essere facilitata nell'inserimento, beh, hanno il loro perché. Adesso sto guidando tra queste curve in Andalusia ed è come se avessi un collegamento diretto tra sterzo e retrotreno. Percorro curve visivamente strette usando pochissimo angolo, pochissimo. In realtà il 4Control è utilizzato da tempo dalla casa francese su altri modelli come per esempio la Laguna, ma rispetto al passato qui è stato necessario riprogettare buona parte del sistema, al centro degli oltre 500.000 km di test svolti in giro per il globo, tra cui a Nardò. E il risultato, lo sottolineo, è sbalorditivo. A bassa velocità, entro i 60 km/h, le ruote posteriori girano in controfase di 2,7 gradi al massimo rispetto alle anteriori, così nelle curve strette lo sterzo diventa di fatto più diretto del 20%. Alle alte velocità invece due assi sterzano nello stesso senso, entro un grado per le ruote dietro, donando grande stabilità e un comportamento più intuitivo, ma almeno all'inizio, quando l'asse dietro è in controfase, dovrete un po' ricalibrare le vostre abitudini di inserimento in curva e far pace col cervello, che naturalmente dovrà ricordarvi di usare meno sterzi. Così, accompagnati dagli scoppietti di rilascio dello scarico, dal sound un po' artificiale, quindi migliorabile, è un attimo a farsi prendere il piede destro. Eppure le dita delle mani, sperimentando sugli 8,7 pollici touch della R-Link 2 tutte le mappe del Multisense, compresa l'inedita Perso, che vi lascia personalizzare tutti i parametri a vostro piacimento. E se proprio volete un consiglio, su strada lo sterzo lasciatelo in normal, visto che in sport, quando si esagera, diventa meno omogeneo del previsto, e con l'anteriore personalmente preferisco rimanere sempre molto intimo. Mi si è aperto un po' lo stomaco, eh? Come se non mangiassi mappe race da un bel po', perché vederla lì e sapere che in pista c'è una cap che mi aspetta, che verrà utilizzata almeno in modalità race, come dire, no? Dopotutto l'appetito vi è sgasando? Allora andiamo!
era questo il momento che aspettavo per giudicare la nuova Megane RS. Io, lei, Jerez de la Frontera e il telaio Cup, che diversamente dalla sorella Sport offre un assetto ribassato di 10 mm, il solo cambio manuale a 6 rapporti, con freno a mano meccanico non elettroattuato e un favoloso differenziale autobloccante meccanico Torsen con le pinze dell'impianto frenante, voilà, verniciate di rosso. Tutto di serie. Più di un allestimento, la Cup è un mondo a sé. Certo, il motore è condiviso in tutto e per tutto con la Sport, quindi è il 1.8 4 cilindri turbo da 280 cavalli a 6.000 giri, mentre la coppia è di 390 Nm tra 2.400 e 4.800 giri. Un motore che abbiamo già visto e provato sull'Alpine, ma che qui è qualcosa di diverso e ora vedremo che carattere ha. Tra l'altro col magnifico manuale si risparmiano 25 kg rispetto alla Sport EDC e si toccano i 1407 kg, circa 30 in più della precedente Trophy, esattamente il peso del sistema 4 Control, ecco perché lo 0-100 è stazionario a 5,8 secondi. Chiaramente Jerez vuole a gran voce la modalità Race che esclude l'ESP e invoglia pure a cambiare al limitatore snocciolando gli innesti del cambio senza pietà. Ma basta poco per capire che l'allungo non è sempre la scelta migliore e in alcuni punti del tracciato una marcia in più e la turbosa coppia in basso risultano vincenti se il vostro obiettivo è il tempo sul giro, sfruttando poi la precisione con cui la Valtreno con sospensioni ad assi indipendenti si accoppia perfettamente alla vostra traiettoria in un ménage à trois che rende la RS, come dire, veloce. Senti come tira l'autobloccante! Meraviglia, meraviglia! Un'altra macchina! È incredibile! Rispetto alla Sport di poco fa, in pista, questa Megane RS Cup in modalità race regala davvero emozioni. Guardate come gira dietro! È incredibile poter provare le quattro ruote sterzanti e questo retrotreno veramente molto reattivo sul veloce. È un'altra cosa. La strada della Sport è molto comunicativa, ma se si vuole essere veloci, incisivi e divertirsi con un retrotreno che molla, guardate quanto e come, è facilissimo. Cap tutta la vita. Lo devo confessare con timidezza, ammetto, ma con la Sport su strada avevo provato nel misto la modalità race. Risultato? Errore madornale, che però mi è stato utile per capire le due anime della RS. In race, infatti, il punto di inversione delle ruote sterzanti, fino alla mappa Sport fissato a 60 km orari, passa a 100 km orari, il che senza autobloccante mi aveva portato a interpretare con difficoltà le reazioni della tonica francesina tra le colline spagnole. In pista, invece, in race la RS è una lama in appoggio sul veloce, ma la cosa che entusiasma è che volendo diventa un Luna Park quando la si vuol far girare col posteriore in rilascio per anticipare magari l'ingresso in una curva, un dettaglio che la trasforma nel santo graal tra le tutte avanti. Il Torsen poi blocca fino al 45% in accelerazione, limitando di parecchio il sottosterzo, innegabilmente più avvertibile sulla Sport a parità di condizioni, anche se d'altro canto proprio la Sport è moderatamente più confortevole, dato che su strada l'assetto è meno estremo della Cup, mentre su entrambe sono previsti 4 tamponi di fine corsa idraulici nelle sospensioni, utile per ridurre fastidiosi e imprecisi rimbalzi sulle sconnessioni dell'asfalto. Quando la prima RS uscì sul mercato aveva 4 vere avversarie. Oggi le avversarie sono circa raddoppiate perché gli appassionati si sono resi conto che questo genere di auto, le hot hatch fatte come si deve, sono iper divertenti e il prezzo vale quasi sempre la candela. L'offerta per Megane RS parla chiaramente di due dolci metà che si completano. La Sport Energy TCE 280 cavalli costa 35.350 euro, 37.000 con cambio EDC, per divertirsi con brio ma più comfort. Circa la stessa cifra richiesta per la Cup, offerta solo manuale ma con tutto quello che serve per avere ogni track day in calendario a portata di mappa race, aggiungendo magari solo i dischi bimateriali in alluminio e ghisa, sempre da 355 mm, così risparmierete 1,8 kg rispetto all'ottimo impianto Brembo. Oltre a tutti gli assistenti alla guida di ultima generazione non mancano poi chicche come la telemetria collegabile a una action camera, il launch control e la scalata multipla abbinati al cambio EDC e i fari a LED potenziati RS Vision. E chiamarla con un inglesismo proprio mi dà un po' fastidio, però di fatto rimane una delle migliori hot hatch di sempre e se la Cup, che è la mia preferita, va davvero così bene, sulla Trophy non so cosa pensare perché di certo si vorrà mangiare a colazione tutte le avversarie che il retrogusto sappia di crauti o di sushi.
Ed è qui che vi volevo. Pensavate mi fossi dimenticato delle avversarie, senza citare le più piccole, leggere o quelle più estreme, tipo Focus RS, quelle da battere rimangono la Honda Civic Type R e la Seat Leon Cupra, ma anche l'Opel Astra OPC non sta a guardare, poi Hyundai 30N, la più economica, Volkswagen Golf GTI e Peugeot 308 GTI sono il trio che offre il livello di potenza al riparo dal superbollo, il vero incubo di noi italiani obbligati per ragioni economiche o di principio a considerare un po' sogni anche sportive appetibili come queste.